Marijuana e hashish, funghetti allucinogeni, cocaina, eroina, anabolizzanti, anfetamine, acidi, LSD, GBL, ecstasy. Tutto a portata di mano, anzi, di click. Internet è diventata la nuova piazza dello spaccio, frequentata in larga parte da adolescenti. Già a 16 anni, muniti di carte ricaricabili, comprano online soprattutto pasticche per sballarsi e spacciarle ai rave party. Proprio in coincidenza con l'organizzazione di queste feste illegali, gli inquirenti rilevano infatti un aumento del traffico di pacchi sospetti. Ci sono dei dati significativi per ciò che riguarda la presenza anche di minori che sono stati individuati come compratori di sostanza stupefacente di natura sintetica soprattutto. Tra questi soggetti minori alcuni potrebbero essere, visto che sono ancora delle indagini in corso, potrebbero essere considerati anche come degli spacciatori. Lo spaccio su internet è un fenomeno in costante e preoccupante crescita. Ci sono siti che fanno da intermediari, limitandosi a lanciare l'esca e poi a mettere in contatto acquirenti e venditori. E siti che sono veri e propri negozi online, di base soprattutto in Olanda. Per monitorare e contrastare questo trend dilagante è stata istituita nel 2013 la sezione Drug Online, una squadra composta da poliziotti, carabinieri e finanzieri. Soltanto nel 2014, nei primi tre mesi, le indagini di questi serpico del web hanno portato a 30 sequestri in tutta Italia. Nella rete dei controlli sono finite sostanze stupefacenti di ogni genere. Abbiamo rilevato la presenza di sostanze particolarmente pericolose. In particolare faccio riferimento a una sostanza che viene denominata GBL, gamma pubutirrolattone, più comunemente chiamata come la droga dello stupro. Un dato particolarmente significativo è legato al sequestro di GBL eseguito nel 2011 per un totale di quasi 35 litri. È una sostanza liquida e se si fa riferimento che come droga un semplice utilizzo di una o due gocce diciamo provoca un effetto stupefacente, appunto, si può ben immaginare come il sequestro totale di 35 litri possa rappresentare una, come dire, una quantità particolarmente rilevante. Domanda e offerta di droga, ogni genere di droga, si fanno ancora più esplicite se ci si immerge nelle profondità del web, nella darknet, il regno dell'illegalità online. Che cos'è il Deep Web o la Darknet? Non è nient'altro che una serie di reti esistenti all'interno di una rete già esistente, appunto Internet, che consente l'anonimizzazione della connessione. A spalancare le porte di quest'area segreta del web sono programmi gratuiti come Tor, che con pochi clic maschera l'indirizzo virtuale del computer dietro un giro informatico di scatole cinesi. Ed ecco che si entra nel Deep Web, un grosso supermarket di merce e servizi illegali. Cocaina ed eroina vanno per la maggiore, ma non solo. Abbiamo verificato che esistono siti e aree web all'interno della Darknet che consentono per esempio oltre che alla vendita di sostanze stupefacenti anche la vendita di documenti falsi, vengono concessi servizi ovviamente sotto pagamento anche per azioni di hacking nei confronti per esempio di profili Facebook o Twitter. Abbiamo notato la pubblicizzazione addirittura di soggetti che possono eseguire omicidi su commissione. Si trova di tutto. I siti sono simili ai portali di e-commerce legale, inserzioni, presentazioni dei prodotti, foto, scambio di informazioni e forum. Si parla tranquillamente nei forum di vendita o di acquisto, però poi si demanda tutto a livello privato, cioè tra i due soggetti che intervengono nella transazione ci si mette d'accordo, tra virgolette, privatamente. Alla fine della transazione si può anche lasciare un giudizio, positivo o negativo, a seconda della qualità della merce ricevuta e dell'affidabilità del venditore. Un po' come si fa nell'open web, nei siti come eBay. La differenza è che nella Darknet non si usano carte di credito, PayPal, prepagate. Si paga con i Bitcoin, moneta virtuale sempre più reale. E gli affari vanno a gonfie vele. Nel 2013
l'FBI americana ha portato a segno un'operazione piuttosto importante su scala internazionale, all'interno della quale ovviamente siamo stati coinvolti anche noi per ciò che riguarda i profili italiani, quindi del territorio italiano, e nel corso di questa grossa attività l'FBI ha di fatto dimostrato che il giro d'affari, quello riscontrato ufficialmente, si aggirava intorno anche al miliardo di euro, avendo notato più di un milione di transazioni e di soggetti che hanno acquistato o venduto droga all'interno della Darknet. Una torta su cui presto potrebbe mettere le mani la malavita. Al momento non è possibile certificare la presenza della criminalità organizzata, ma non si può escludere che in un prossimo futuro, anche molto vicino, ciò possa accadere. Cosa fare allora per potenziare la lotta allo spaccio? Una legislazione, diciamo, più uniforme anche con gli altri paesi a livello internazionale, credo che sia opportuno e necessario se si vuole, diciamo, accelerare di molto il conseguimento di obiettivi che ritengo importanti in questo settore. Intanto, web o non web, sempre più adolescenti entrano in contatto con le droghe, soprattutto quelle sintetiche. Secondo lo studio ESPAD Italia, nel 2013 oltre 66.000 ragazzi hanno fatto uso di stimolanti e circa 60.000 hanno assunto allucinogeni. Insomma, i giovani che imboccano la strada della droga aumentano di anno in anno. Allora perché l'ho fatto? Potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.